Grazie a tutti voi di essere qua, numerosi, in questa sede magnifica in cui sono davvero lieto di tornare. Um, è acceso, vero? Dovrebbe essere acceso. Sì, sì, sì. sì. E ringrazio ovviamente eh, eh, Carlo Altini e, e con il attraverso il Presidente la fondazione tutta. Dunque, sono, eh, quello che io vorrei fare... Uh, uh, ma le parole di Carlo sostanzialmente tolgono necessità a un'ampia introduzione, è appunto quello di precisare un nesso uh, cruciale no? che uh, uh, è sussistito in Occidente uh, tra arte e nazione. E in genere siamo uh, arte e comunità, intendendo per nazione comunità. Sgombriamoci subito da un pericoloso equivoco. Soprattutto in Italia si è in difficoltà a calibrare la categoria politico-religiosa di nazione, a usarla eh, per ovvie vicende storiche e per una sovrapposizione tra due nazioni che in realtà nella teoria politica e nella storia del pensiero politico eh, sono state sempre tenute rigorosamente distinte. Da un lato abbiamo la nazione politica, no? cioè lo Stato in primo luogo, gli eserciti, l'alta amministrazione, le istituzioni politico-partitiche, cioè sostanzialmente i gangli no? di un ordinamento eh, eh, politico-istituzionale, politico-giuridico. Dall'altro abbiamo una nazione culturale che è qualcosa di completamente diverso che è qualcosa che si potrebbe definire in termini semplici o condizionari vetusti, un'anima profonda, una uh, vocazione profonda, un senso storico uh, 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 di una comunità uh, linguistica e uh, artistico-letteraria. No? Una vocazione, si diceva nell'Ottocento, esempio uno dei grandi teorici della nazione culturale nella sua... Discrasia, la sua differenza ontologica verrebbe da dire dalla nazione politica, era Mazzini. Ma direi oggi una riflessione come quella di Michael Walzer, per esempio, su cittadinanza esodo nella storia ebraica può essere utile a, da lasciare sullo sfondo di tutto quello che io, di cui io parlerò, di cui io tratterò, per comprendere, però quale sia l'enfasi specifica che vorrei conferire. E allora spesso ci, ci rivolgiamo all'arte no? per chiederne coordinate, cioè dove. Siamo oggi come ci situiamo eh, è una domanda eh, abbastanza ingenua e che secondo me eh, è esposta a un duplice rischio cioè quello di chiedere all'arte troppo e quello di chiedere all'arte troppo poco carlo giustamente diceva che nella sfera economica nella sfera economico sociale in cui ci troviamo diciamo in un'economia liberale l'arte è retta sostanzialmente da processi di mercato e da rituali diciamo così consumeristici in cui la eh, come dire Diamo per scontato che sostanzialmente l'autoespressione individuale dell'artista sia ciò che preme e sia forse l'unico, il solo obiettivo, cioè diamo per scontato che questo debba necessariamente essere l'orizzonte no, di una qualsiasi uh, uh, pratica artistica, cioè l'autonomia espressiva. In realtà uh, questo non è il solo punto di vista e ci sono stati momenti di fioritura uh, uh, in cui l'arte evidentemente è fiorita malgrado il fatto che non ci fosse autonomia o ci fossero elementi di etero eteronomia molto forti. La mia convinzione, dopo anni e decenni di studio, è che effettivamente determinati vincoli politico-religiosi, non necessariamente subiti, ma una come dire, convinzione intima, eh, eh, aiuta un artista a collocare la propria attività in un orizzonte che non sia semplicemente la produzione di oggetti di lusso. E vorrei adesso mostrarvi attraverso tre casi di studio. Eh, Uh, percorsi con passi ariosteschi diciamo così quindi a larghe falcate uh, uh, come in realtà la storia del modernismo non sia inevitabilmente la storia di ciò che oggi abbiamo presente come mondo artistico o uh, 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 scena artistica, cioè una, una scena largamente esemplata da un'ideologia angloamericana del mercato sostanzialmente, ma la storia del modernismo in Italia, in Francia e in Germania si sia più volte incrociata con esigenze sostanzialmente di come dire, rappresentanza o di rappresentazione di una uh, comunità. Profonda, diciamo così, che non avevano niente a che fare con l'autoespressione artistica, eh, o perlomeno mh, convergevano con esigenze individuali e libertarie solo in piccola. Parte. In questo senso sfera pubblica, dal mio punto di vista, non coincide con la sfera pubblica bermasiana, cioè con la sfera pubblica illuminista, cioè con qualcosa di pur sempre dato no? e eh, eh, illustrato plasticamente da un codice di leggi e da un dibattito politico mediatico. Eh, sfera pubblica nel senso in cui io eh, uso. Forzo sostanzialmente il termine, ha piuttosto a che fare con azione culturale ed è qualcosa per cui che richiede in qualche maniera una veggenza, una dimensione profetica, una capacità di nominare qualcosa che non è mai anzitutto dato e già scoperto. E vorrei con voi, attraverso una uh, veloce antologia di immagini, mostrarvi tre uh, uh, requisiti, diciamo così, della grande opera d'arte, dell'opera d'arte che, che fonda mondi, che fonda sfera pubblica. E che ci vengono da tre situazioni anche politiche molto diverse, cioè la Francia prebellica, la, Germ la Repubblica di Weimar tra le due guerre e l'Italia fascista, in cui questa dimensione profetica sostanzialmente, luminosa dell'opera d'arte, in cui l'artista, l'espressione dell'artista è semplicemente una delle componenti e forse neppure la più importante del processo cre grande cre magno creativo, grande creativo, diciamo così come si può... Uh, 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 definire, uh, convergono e mettiamo insieme appunto dei punti di vista che tutta prima non potrebbero sembrarci più distanti e per certi versi lo sono, uh, riducendo però questa distanza, riconoscendola sostanzialmente come una distanza che si è creata per la storia occidentale dal secondo dopoguerra in poi, ma che all'inizio del Novecento tra le due guerre era sensibilmente ridotta. Partiamo con D'Uchamp. Eh? io ovviamente non avrò modo, come dire, di introdurre tutte le note a piedi pagina che, e tutti i riferimenti che eh, determinati i miei passaggi, appunto, ariosteschi presuppongono vi chiedo un beneficio, diciamo, di, di, uh, di fiducia eh? nel senso che cercherò di essere il più possibile concatenato ma è chiaro che è stata una conferenza e non di un saggio. e partiamo da un'opera, forse una delle più celebri del Novecento <coughs> un'opera leggendaria che, in un senso stretto, che ha funzionato molto di più come narrazione orale che, come, che per essere stata vista, guardata e sostanzialmente citata da punti di vista visivi, tecnico-stilistici, cioè La sposa messa a nudo dai suoi celibatari anche. È un'opera che sostanzialmente è stata innumerevoli volte commentata, appunto, affidata a una leggenda, vi si è visto di tutto. Soprattutto vi si è visto l'inizio sostanzialmente di una tradizione novecentesca concettuale che rifiuta la manualità, che rifiuta la pittura eh, e che guarda ormai alla seconda metà del novecento, alla dematerializzazione dell'oggetto opera d'arte, alla liberazione definitiva dal mestiere. Ora io non metto in discussione che tutto questo, non, non l'ho messo in discussione nel, in un saggio ampio che ho scritto in arte e sfera pubblica, il mio ultimo libro, che tutto questo in parte sia avvenuto, ma certamente la ricezione americana di Duchamp, la, la sua ricezione in ambito americano, Duchamp sostanzialmente eh, è, come dire, è, si, eh, si trasferisce ben presto a New York, alterna Parigi e New York e poi eh, si naturalizza americano, ma è soprattutto eh, negli Stati Uniti a partire dai primi anni 50, che di fatto viene riscoperto, viene reinventato completamente dopo decenni di eh, parziale oblio in cui lo si conosce per lo più come giocatore di scacchi o come eh, curatore di mostre surrealiste. Quindi diciamo, questa americanizzazione di Duchamp che guarda tutta no, all'uso dell'oggetto del, dell industriale, dell'oggetto comune e alla sua esposizione in ambito galleristico, semplifica molto le cose. In realtà, nella, nella sposa messa a nudo dai suoi celibatari non c'è né un addio alla pittura, come questo mi sembra abbastanza facile da dimostrare, nel senso che, eh, che cos'è questa roba qua, è pur sempre dipinta, eh, quindi non c'è nessun rinvio, diciamo così, a una dimensione eh, redimedistica. Ma quello che è più interessante dal mio punto di vista è. Mh, minutamente storico e andare a capire perché Duchamp dipinge certe cose in un certo modo, cioè confrontarmi con la piena ad oggi illegibilità di quest'opera, la piena misteriosità di quest'opera, di cui non c'è mai stata una lettura sostanzialmente, o raramente c'è stata, solamente adesso forse inizia a esserci una lettura figurativa. Cioè la ricerca di fonti figurative in relazione a un documento figurativo. Qui Duchamp non sta facendo il Troschista, non sta facendo sostanzialmente eh, l'antiartista, non sta facendo Dada, sta dipingendo cose, sta dipingendo cose strane anche. Ad esempio la sposa che ha dipinto non solo in, nel, in alto a sinistra diciamo, del grande vetro, ma in quadri e schizzi eh, di poco precedenti. Una sposa che ha misteriosissime apparenze, parliamo di forme, parliamo di immaginazione, parliamo di dottrinarismi no? che si sono diffusi poi in arte, in estetica, a partire dalla seconda metà del Novecento. Una sposa che ha stranissime, bizzarre forme mirmecologiche, cioè sembra una formica sostanzialmente, vediamo la, la testa falce. Uh, lunghi cavi che connettono l'addome all'esofago al, 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 all primario, eh? qui la vediamo, la vediamo ancora meglio in un disegno del 1900. Questa è la sposa. Perché Duchamp, per esempio, dipinge disegna una coda alla sposa. Voglio dire, siamo storici dell'arte, no? Quindi guardiamo le cose invece di chiacchierare. Perché c'è una coda lì? Perché io ci vedo una coda. Credo che chiunque di noi vede una coda in questa sposa che qui non solo ha forme, diciamo così, ha meno forme di apparato intestinale o di formica o di termite che forme di pantera quasi pronta a balzare. E perché dipinge dei celibatari? Chi, chi, chi diavolo sono questi celibatari? Ovviamente c'è una grande, come dire... Uh, uh, ricorrenza della metafora celibatario nella letteratura francese del tempo, ma qui allora ci stiamo muovendo su un piano inclinato. Vogliamo dire che le metafore sostanzialmente sono quelle della letteratura e che Duchamp pensa e visualizza parole? Sì, vogliamo dire proprio questo. Che il processo creativo sostanzialmente parte da una radice comune, sia che sia in arte, sia che sia in letteratura, e questa radice comune è la metafora. Per cui, per cogliere sostanzialmente i significati almeno di un artista come Duchamp, che è quanto di meno naturalistico, impressionista si voglia, noi dobbiamo conoscere la poesia del tempo, le metafore che infestano poeti come Baudelaire, Mallarmé o La Forgue, che sono la sua lettura primaria. Quindi, chi sono i celibatari? E allora affidiamoci al gioco, affi gioco dell'occhio, al gioco dello sguardo, no? affidiamoci ai viaggi di Duchamp, cerchiamo di capire quali contrade visita, quali musei visita, cerchiamo di cogliere in, tutta la sua, eh, in tutto il suo clamore, diciamo così, ad oggi sigillato la, 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 la stranezza, l'originalità, la, la misteriosità di un quadro così pure, così celebre, no? che in tutte le accademie americane si studia, si computa. Si compulsa, scusate, e si manda a memoria come rifiuto della pittura. Ora è chiaro che tra i celibatari di Duchamp e queste, queste ridde fantasmagoriche di armati della pittura tedesca del secondo ottocento c'è un'aria di famiglia. D'altra parte, sappiamo che Duchamp va nel XIII a Monaco ed è una storia molto buffa, molto bizzarra. Un parigino che va a Monaco a imparare pittura. Voi pensate, pensate una, una famiglia di artisti, una famiglia Bessé Beger come si dice Bonbonton ton, bon, genre, bon Chic Bon genre, dove tutti sono artisti, tutti sono pittori, tutti sono eh, educati al culto del gusto francese. No? I fratelli di Duchamp, la, eh, Duchamp stesso. A un certo punto Duchamp eh, eh, se ne va in Germania, la patria dei Bosch, dove i parigini mai e poi mai, soprattutto in quegli anni, avrebbero dovuto cercare pittura. Va in Germania e sappiamo anche che va in Germania e studia determinati pittori tedeschi che sono sostanzialmente dei simbolisti, Böckling, Klinger. Pittori che noi, di tradizione tedesco-romana, che evidentemente hanno un piede nelle arti figurative e l'altro piede nella poesia e nella filosofia. No? Eh, e scopre una serie di maestri, di maestri, pure famosi anche in Francia, ma che certamente nessuno attorno a lui, nessun cubista attorno a lui stava guardando. Eh? Eh, guardiamo questa invocazione di Klinger. Questo è un foglio celebre, un foglio dei più famosi di Klinger. Se noi lo formalizziamo, cerchiamo di leggerlo in maniera non sprovveduta ma attenta, noi troviamo già molte cose che torneranno nel grande vetro, in maniera perfino sorprendente. Vediamo un'immagine bipartita secondo l'orizzontale, cioè anche questa, noi cosa, cosa, come funziona questa immagine di Klinger? Funziona con un pittore, no? un pittore di tradizione naturalista, un no? pittore, pittore che ha davanti a sé gli strumenti del mestiere e un candelabro, e questo pittore che fa? Si dispera, per questo invoca, si dispera perché non ha l'ispirazione. Perché l'arte del secondo Ottocento, ormai è in una società borghese che ha rifiutato i miti, che ha rifiutato gli dèi, che ha costretto gli dèi all'esilio, eh, l'arte adeguata a questa società è l'arte impressionista, l'arte naturalista, l'arte del plenero. E quest'arte non basta all'incisore, l'incisione è sempre stata una tecnica vicina alla poesia che ha inventato i propri temi. Quindi l'incisore non, non sa più cosa disegnare, cosa incidere, per questo che siede a sera tarda e prega aspettando che la musa lo convochi, lo visiti. E la musa esaudisce questo suo desiderio. E che cosa gli presenta la musa al di là del busto di Ovidio? Gli presenta un paesaggio classico. Siamo a Capri, siamo a Napoli, beh sì, qualcosa del genere sostanzialmente. Delle figure classiche si muovono su una riva, stanno svolgendo un sacrificio, un secondo fumo si vede un filo di fumo all'orizzonte come un sacrificio in oro degli dei. E la cosa più. Caratteristica di questa immagine, questa seconda immagine, immagine alta, perché qui ci troviamo di fronte a un politico, c'è cioè solamente la convenzione dell'immagine unitaria, la convenzione della cornice: di fatto sono due immagini, c'è cioè l'immagine vera e il sogno, il miraggio, no? nella parte superiore dell'immagine, ciò che l'artista naturalista prega, ciò che l'orante vede. Diciamo Cos'è cos il monte? Cos'è quel monte che Klinger dipinge lì? Beh, non è un monte, è un titano addormentato. Chiunque può riconoscere il profilo di un volto è sostanzialmente un grande ventre in una figura addormentata, una sorta di goia, diciamo così, di massiccio antropomorfo che attende... Perché dorme il paesaggio classico? Perché dorme il paesaggio classico? Il paesaggio classico attende di essere risvegliato e finché non sarà risvegliato dal, dal grande artista capace di... Riportare in vita gli dèi dorme, il gigante, il colosso, il titano dorme. Ora torniamo un attimo indietro al, al grande vetro. Il grande vetro grosso modo eh, funziona così: in basso, un'immagine bipartita, in basso i celibatari. Prendiamo per buono che le figure dei celibatari siano sostanzialmente la letteratura, la trattatistica e la poesia del tempo ci autorizza, le corazze stanno un po' per gli stili, stanno per quelle ipotesi, dice Valerie in un saggio dedicato a Leonardo, con cui noi corazzati procediamo a catalogare il caos sensibile. Quindi per un artista le corazze sono gli stili, come dipingere la sposa, come catturare la sposa come catturare il mistero dell'epoca sostanzialmente, il nuovo che avanza, il, il cuore tenebroso e pulsante del, del mondo, no? di cui si dà una lettura evolutiva, diciamo storica. I celibatari sono ipotesi, sono congetture attraverso cui noi ingabbiamo la sposa e sappiamo che in termini sessuali, più o meno buffi, eh, eh, la narrazione che sta sotto il grande vetro è appunto di questi celibatari che in qualche maniera eh, eh, sparano eh, i loro colpi, no? Eh, sono messi in moto da un gas sostanzialmente da un liquido alcolico anzi per meglio dire versato da una bottiglia l'alcol come facile, com facile metafora poetica dell'ebrezza no? pensiamo alle bateau ivre di Rambaud quindi all'origine del processo diciamo così attraverso cui i celibatari corteggiano e cercano di far propria di soddisfare proprio una sposa c'è un'ebrezza questa ebrezza attraverso varie trasformazioni diventa un gas che poi Duchamp non dipinge, quindi il, il lavoro non è finito. Ma qua sulla destra diciamo, a collegare le due partizioni, il dittico verticale, sostanzialmente c'era un gas che doveva salire e fecondare poi attraverso varie vicissitudini la sposa. E allora, non è un gas sostanzialmente, cioè il fumo della candela che separa le due immagini, non è in basso abbiamo sostanzialmente... Eh, Un'ipotesi di stile presentata di fronte a un candelabro, tra l'altro tortile, che già ricorda il meccanismo a scatto, quasi è orologeria dei celibatari. E poi, attraverso una particolare processo di transustanziazione, che si chiama poi se semplicemente processo creativo, processo metaforico, abbiamo l'apparizione dell'immagine compiuta, dell'immagine perfetta, dell'immagine classica. Ecco cos'è il grande vetro, un'invocazione sostanzialmente dell'immagine non classica, in un senso stilistico, ma classica in un senso epocale, nel senso del tipico, l'immagine in cui tutta un'epoca, quindi tutta una collettività anche, si può riconoscere. Eh, tras trasformiamo questa mia conclusione in un'altra conclusione più significativa, il grande vetro è una satira del dilettantismo, il grande vetro è una, dello stile, è una satira dello stile, inteso come stile individuale, come maniera. Duchamp può, può, può sembrarci eh, incredibilmente classico da questo punto di vista. L'arte per lui, la grande arte, è quella medievale, delle vetrate, è quella, in cui, è quella delle cattedrali, è quella in cui tutta sostanzialmente una comunità storico-linguistica poteva riconoscersi. Non è il falò delle vanità del secondo ottocento, quando attraverso una piena fioritura del mercato delle arti, gli artisti sostanzialmente sono retribuiti in termini immateriali, sono remunerati con fama e reputazione se inventano una maniera che non ha alcuna necessità eh, eh, che, vada, che travalichi eh, l'estro individuale. Eh? Duchamp può riuscirsi eh, profondamente classico se considerata da questo punto di una satira del dilettantismo e di una satira dello stile inteso come mera performance individuale aggiungiamo che Duchamp davanti agli occhi in questo momento ha quello che quasi tutti al tempo considerano un prodigioso manierista, cioè Picasso la sposa messa a nudo dai celibatari come, come satira del cubismo inteso come neomanierismo, sì Questa è un'ottima definizione di che cosa sia la sposa messa a nudo dai suoi celibatari. Il richiamo alla legge, alla norma estetica, può richiamare Angre e ci può dare la misura di quanto Duchamp sia sostanzialmente un adepto del Louvre, in particolare di una sua sezione estremamente prescrittiva. D'altra parte, è perché la coda... Ma è fin troppo semplice vedere che, se questa benedetta sposa, nella sua isteria, nella sua famelicità, nella sua instabilità, nella sua abissalità, ha una forma di pantera, questo è perché semplicemente no? la sfinge aveva forme di pantera nella pittura che al Louvre si poteva osservare. D'altra parte, sappiamo bene che Duchamp era estremamente ammirato di Moreau, oltre che di Redon, cioè dei due grandi maestri del simbolismo francese. Quindi noi abbiamo finalmente ingabbiato la sposa. La sposa non è altro che una riproposizione del tema, la Sfinge, Edipo e la Sfinge, con Edipo, con Duchamp in veste di Edipo, o i celibatari nelle vesti di Edipo, e la Sfinge e la sposa nelle vesti della Sfinge, pronta a divorare chiunque manchi. La capacità di corteggiarla e di possederla. Ora c'è una frase di Heine, che è un altro tedesco che Duchamp leggeva con grande attenzione nelle idee, che ci spiega molto bene questo gioco, questa, fantasmag questa fantasmagoria metaforica di cui Duchamp si guarda bene dal darci la catena, sostanzialmente, il processo, no? lasciandoci semplicemente i termini ultimi della questione. Ogni epoca è una sfinge che sprofonda nell'abisso non appena il suo enigma viene risolto. Come dare volto all'epoca? Come dare forma al nuovo, all'ancognew di cui parla la Forg? Se noi leggiamo le nei Fiori del mare di Baudelaire, leggiamo il poemetto, poemetto Le corrispondenze, eh, da punti di vista che non sono ancora storici o storicistici, diciamo così, abbiamo la metafora della natura tempio. No? Dalle, cui colonne, dalle cui colonne promanano echi no? che il poeta, il veggente sa vestire di parole. È la stessa nozione, però ripeto qua in circostanze diciamo così dal punto di vista evolutivi. Vediamo come i celibatari siano nati, che cos'è questo quadro sempre di Menzels, non ancora una fantasmagoria. Di stile e un documento abbastanza impressionante di consapevolezza epigonale per dir così, con la fine delle mitologie, con, la, con il ritiro, l'esilio degli dei, con la fine della tradizione classica, cioè con la morte della pittura di storia e di religione, una morte che data sostanzialmente ai decenni centrali dell'Ottocento. Il pittore. Ahimè o ai lui naturalistico, si confronta ogni notte con quella cosa che spaventava tanto Klinger, la mancanza di ispirazione. E non restano che i celibatari. Ciascuno insoddisfacente, ciascuno limitato, ciascuno fallace, cioè non restano che i modelli, le modellistiche di atelier, i calchi, sostanzialmente, di un, le rovine di un'immagine perfetta di cui, a cui non si riesce più a arrivare non si riesce più a dipingerla Madonna Sistina sostanzialmente. D'altra parte di, questa, di questo Duchamp di cui io vi sto parlando, che è clamorosamente in controtendenza rispetto al Duchamp Robert Rauschenberg di cui ci siamo tutti nutriti e che è un Duchamp potentemente situato nella tradizione simbolista francese di fine Ottocento, che diventa del tutto incomprensibile se spostato dal Louvre, se spostato da, da questi riferimenti molto precisi, tutti europei. Che non ha niente a che vedere con Duchamp, come del, 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 del prelievo dell'oggetto e dell'equazione artista-curatore, che tra l'altro Duchamp si è, si è ben guardato dal tracciare una sola volta in vita sua. insomma, Era un conservatore vero. Insomma, non eh, abbiamo documenti anche contemporanei, cioè eh, a New York. Duchamp fa il maestro di francese per un po' lo fa con tre ragazze della buonissima società newyorchese, una delle quali è una pittrice Geniale, meravigliosa, Florin Setheimer lo ritrae ancora negli anni venti come un veggente, giustamente. Lo, rit lo, rit lo ritrae come un grande iniziato di Schurê, nella tradizione proprio più come dire, o di Peladan, cioè nella tradizione come un secondo simbolista, eh? un secondo simbolista che sostituisce la blasfemia alla, sublimaz alla sublimazione. Ma la blasfemia, come sappiamo, è un secondo modo del del dell'adorazione, quindi non sostanzialmente cambiano. Poche cose rispetto alla generazione di film. E in questo senso Duchamp è stato tutta la vita ferocemente antipicassiano. Non credeva all'ego artistico, il fetore dell'ego artistico, per citare Duchamp, è Allori, che è, un, che, come dire, è il fetore che narici angrist, che narici classiciste percepiscono. Spiega, spiega il suo disdegno dell'arte, della manualità, non chiacchiere nel senso che a lui piaceva l'immondizia o pensava che tutto fosse arte e che il curatore potesse sostanzialmente sostituirsi all'artista, non c'entra assolutamente niente tutto questo. La severità di un parnassiano esercitata nei confronti di un mondo dell'arte individualista e a suo avviso futile. Per cui che aveva trasformato l'arte in bagatella. difficile dargli torto. Ora spostiamoci in Germania, un saggio fondamentale, diciamo così, per tutta la storia dell'arte, le metodologie della storia dell'arte novecentesca, un saggio che cerca di, in qualche modo, ma è una descrizione molto inappropriata, comunque, di dare un rigore sistematico eh, eh, che per fortuna non ci riesce proprio all'insegnamento di Warburg, che è questo saggio di Panoschi, che ha questo titolo, diciamo così, da... da lungo un miglio, eh, sul problema della descrizione, dell'interpretazione delle opere d'arte figurativa, apparso in una rivista di filosofia eh, Logos Neocantiana del, eh, nel 1932. Ora io non voglio assolutamente minacciarvi con un'esegesi puntuale eh, di, di un saggio. Mh, Stranamente sismico, diciamo che collassa da ogni parte. Vorrei invece fare un esercizio di. Le, di come dire, questo è un saggio che dovrebbe definire in qualche maniera uh, uh, statutariamente che cos'è iconologia. Allora, io voglio fare un saggio di iconologia sul saggio. Questo saggio è modellato potentemente al di là, delle, al di, là di ciò che si legge al di là delle formulazioni, al di là della testualizzazione, questo saggio, che adesso lasciamo completamente da parte, questo saggio è modellato potentemente, uh, irradiato potentemente, da un'immagine a cui si riferisce continuamente, e cioè questa, la resurrezione di Cristo di Grunwald. Uh, la tesi sostanzialmente è questa, che questo saggio sostanzialmente eh, eh, evochi, senza riuscire del tutto a dire, un orizzonte profetico, appunto comunitarista, teologico-politico, per l'arte, per determinate opere d'arte, lo evochi da punti di vista ultrarazionalisti, cantiani, panoschi era molto amico di Cassir a quel tempo, che in realtà tradisce, tradisce. C'è chi sostiene che se Panowski di lì a qualche mese non fosse stato costretto a espatriare dalla Germania perché è di origini ebraiche, eh, avrebbe finalmente dato ragione al suo acerrimo nemico eh, Heidegger, che ovviamente è citato nel saggio. Uh, citato polemicamente malgrado l'antisemitismo di Heidegger fosse evidentemente del tutto presente alla cerchia hamburghese di Warburg e Panofsky perché la moglie di Jaspers era stata molto esplicita in questo, a questo riguardo certo è che questa oscillazione che è anche in concludenza da punti di vista teorici tra cantismo, uh, criticismo e fenomenologia in questo saggio di Panofsky è clamorosa da una parte evidentemente Panofsky sente la necessità di come dire, invocare una dimensione larica o luminosa della grande opera d'arte che fonda una comunità e dall'altra arretra di fronte a quella violenza interpretativa che trova in Heidegger, quindi arretra di fronte alle esigenze pedanti, positive di una filologia antiquaria che rifiuta e al tempo stesso poi recupera, ma anche qui, e lo dico eh, appunto senza pretendere di di affrontare o di documentare quanto dico perché mancherebbe il tempo e non sarebbe la sede, anche qui no, noi abbiamo sostanzialmente una, una, uno scarto rispetto alla filologia accademica, alla storia dell'arte accademica molto significativo e di nuovo un, un, l'immagine di un'opera d'arte che eh, se davvero importante fonda una comunità storico-linguistica. Poi naturalmente le lezioni del gennaio 1933 avrebbero impresso alla riflessione di Panoschi e a tutta la nostra conoscenza, anche retrospettiva, di ciò che fosse l'iconologia delle origini, un taglio angloamericano che è assolutamente non, e quindi positivo, e quindi ultrarazionalista, e quindi antiquario, che assolutamente non aveva. Questi sono gli incidenti della storia, diciamo così. Eh? Ecco. Mm. Per capire meglio che cosa stesse facendo Panoschi in quegli anni bisogna avere riferimento dei testi che sono testi della rivoluzione, di quella che oggi chiamiamo in maniera abbastanza imprecisa rivoluzione conservatrice. In particolare Panoschi, che era un, un buon lettore di Thomas Mann, aveva presente le considerazioni di un impolitico dove un Mann molto diverso da quello che noi conosciamo, un Mann antioccidentale, anti inglese, ferocemente antifrancese, antiparlamentare, eh, eh, oppone una tradizione tedesca, religiosa a suo modo, in politica, fra virgolette, nel senso dell'inattuale, nicciano in qualche maniera, alla tradizione modernista del letterato alla Zola che ha nel suo fratello Heinrich il riferimento storico storicamente più immediato. Quindi una, fra, una Germania che come dire, guarda a est, a una, a una, a una Russia ancora spirituale, contro l'Europa, un documento abbastanza impressionante di un Mann anti-europeo, anti-occidentalista, diciamo, che Mann stesso poi si affretterà a nascondere. E Panoschi era un, un buon lettore di, 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 di questa letteratura. Quindi il Panoschi progressista, il Panoschi sostanzialmente eh, impeccabile, impeccabile razionalista eh, eh, di Princeton è sostanzialmente un Panoschi eh, dopo l'esilio mm? veniamo all'Italia veniamo all'Italia dove questa diciamo al, come cornice teorica o come eh, estratto teorico di questa mia conferenza potrei dire questo sostanzialmente l'arte assolve a un compito comunitario, profetico in virtù di due requisiti, un requisito di appartenenza e di fedeltà e un requisito di dolore, in assenza di, questi, di disponibilità al dolore. Per disponibilità al dolore intendo qualcosa di molto eschileo, non di qualcosa di, di banalmente psicologico, nel senso eh, è un travaglio diciamo, capire cosa può tenere insieme una nazione no? e lo si incontra sostanzialmente subendo diciamo un'esperienza storica non partendo da determinati postulati eh, uh, astratti o dottrinari. Uh, in assenza di questi due requisiti, in qualche maniera, uh, l'arte si riduce a quello sostanzialmente che è oggi, cioè produzione di beni di lusso. Mm? Non è una lamentazione, cioè nel senso è una constatazione. Può anche darsi che, francamente, noi sovrainvestiamo l'arte di qualcosa che non è più in grado di dare, magari le dimensioni della ricerca o dimensioni, altre dimensioni sono molto più meritevoli della nostra cura e della nostra uh, sollecitudine. Eh? Forse ci rivolgiamo, a, e qui interviene quello che ho detto prima, cioè forse chiediamo all'arte troppo. Mm? Prima ho spiegato perché chiediamo troppo poco, adesso dico. Beh, però forse adesso, oggi, francamente chiediamo troppo. È poca cosa. È davvero una bagatella, come sostiene ad esempio Duchamp. Vediamo chiuso la, 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 la parentesi o il pistolotto teoretico. Diciamo, vediamo cosa succede in Italia. Come si cerca tra le due guerre, di costruire una nazione. No? Uh, il dizionario può essere più semplice. D'altra parte, il discorso pubblico italiano è modellato meno dagli scrittori e più dai giornalisti, c'è un deficit di cultura filosofica no? rispetto alla Germania. Ma mh, i termini sono gli stessi di quelli delle considerazioni di un politico di Manna: nazione politica contro nazione culturale. Le due cose voglio dire, uh, questo è chiaro tanto ai fascisti quanto agli antifascisti quanto ai, agli afascisti. C'è un gap storico, una, una distanza storica, una separatezza storica, no? Nel, eh, eh, in Italia tra le due nazioni, i due paesi. No? Il processo risargimentale si è concluso con una nazione senza abitanti, che significa senza come dire, vincoli affettivi, senza necessità, senza, senza le motivazioni al vivere assieme, che sono motivazioni all'onestà, ad esempio, alla solidarietà. A, al supporto reciproco e in assenza di questi vincoli, di queste motivazioni, evidentemente eh, la nazione politica è semplicemente è, è, come dire, è una, sovra, una sovrastruttura fragile, è per lo più dispotica, prefettizia, no? che si esercita nel corpo vivo di una nazione che non ne vuole sapere. Questi, questi sono i termini di una, di una riflessione politica che, ripeto, è trasversale. E in cui stranamente, con un vigore che devo dire raramente si è visto nella storia culturale italiana, gli artisti intervengono, artisti, intellettuali, critici. Uh, intervengono come editorialisti politici attraverso le loro opere che noi oggi guardiamo per lo più come immagini immagini senza contenuto immagini senza ideologia e in realtà noi dovremmo guardare come oratoria come, eh, come esercizio di un'editorialistica di tipo figurativo sempre a prescindere, sempre una parola grossa: diciamo, per lo più a prescindere da una collocazione immediatamente politico-partitica, ideologica, da dichiarazioni di, o da eh, atteggiamenti di collaborazione o di rifiuto di collaborazione con il regime. Eh? Uh, liturgia politica sostanzialmente funziona questa categoria uh, 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 se applicata all'arte italiana tra le due guerre, attraverso le opere c'è spesso per lo più un'indagine, uno scavo, un tentativo di consacrazione di un esistere comune che può essere ma può essere anche non collaborativo con il regime. Partiamo ad esempio da un artista dei pochissimi, che con ragionevole certezza noi possiamo assumere come non collaborativo con il regime, come antifascista, cioè Birolli. E partiamo da qui non perché ci sia particolarmente, questo autoritratto di Birolli ci, ci appassioni diciamo così, particolarmente, ma per rudi esigenze iconografiche, cioè il fatto che. Eh, perché un pittore non si autorappresenta come pittore, ma si autorappresenta come lettore di Pascal? Questa è una bella differenza, no? Perché nella storia dell'arte occidentale i pittori per lo più si autoritraggono nell'esercizio delle proprie mansioni, nell'esercizio del proprio mestiere, a cavalletto più o meno con i pargoli, la moglie accanto, ma insomma in presenza della tela che si stanno apprestando a dipingere. Mentre in Italia. Tra le due guerre, tra 20 e 30, gli artisti figurativi eh, sdegnano diciamo, questa loro rappresenta questa rappresentazione en train d'oeuvre, cioè nelle vesti di pittori. Mm? Ora c'è una lunga tradizione che rimanda addirittura a Leonardo, per cui il pittore italiano è uomo senza lettere, no? e sembra che ci sia stata una strana irritazione tra le due guerre proprio per questa autorappresentazione dell'artista italiano come incolto. Qui ci si rappresenta sempre come poeti, ma più che... Come lettori di poesia, addirittura testi diciamo, impegnativi no? di introspezione religiosa, e ci si rappresenta sempre come uomini, come spi ministri spirituali sostanzialmente, come, eh, eh, come intellettuali, come persone colte. No? Eh, non è semplicemente un tentativo di provocazione, è, è, una precisa, è, una pre è un preciso rimando iconografico anche a eh, chi scrive o dipinge in presenza di un testo. No? Che si è intenti a scrivere. Cioè, eh... È chiaro qui che Birolli ad esempio richiama determinate immagini in cui la figura e il libro, il libro sacro, stanno in un particolare rapporto e ci dà di sé un'immagine appunto più che di poeta, direi di santo, di profeta, di eh, 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 ingaggiato, diciamo così, in, ne, nell'evocazione di una nazione profonda, di una ragione profonda dello stare assieme. Questo lo fa in chiave evidentemente... Eh, eh, questo suo patriottismo diciamo, politico-religioso ha un senso antifascista ma questo può interessare gli storici appunto, non, non, diciamo, gli storici dell'ideologia, eh? può interessarci se vogliamo, collocarci, se vogliamo collocare Biroli in uno schieramento diciamo, ideologico del tempo non dal punto di vista di un'autoimmaginazione artistica, che sarà la stessa ad esempio in pittori come Cagli pensiamo, in cui l'adesione al regime sarà fortissima da punti di vista sempre, pur sempre politico-religiosi, quindi vorrei condividere Contestare anzitutto il luogo comune corrente per cui eh, in Italia non c'è mai stato un espressionismo. Non è vero, non è vero, è vero solo in parte. È chiaro che non lo possiamo trovare, diciamo così, in termini, pensiamo a Cocosca, pensiamo a Scile, a certi autoritratti, diciamo così, tra Vienna e Berlino in chiave di collasso psichiatrico del soggetto. Che, non è, quella dimensione, non è quella, quella dimensione psichiatrica che dobbiamo cercare. No? Quella, quella deformazione ostinata ma se per, se per espressionismo noi intendiamo sostanzialmente in termini prestilistici una qualche eh, rivendicazione di santità o di profeticità dell'artista beh una nozione di impegno in qualche maniera profetico o di veggenza beh allora l'abbiamo avuto e come nel senso basta guardare no? E quando interpretiamo eh, eh, l'antre de guerre italiano in chiave tutto sommato triviale di eh, eh, restaurazione o tradizionalismo, o ritorno all'ordine o di novecentismo, compiamo un grave errore, cioè ci fermiamo sostanzialmente alla prima apparenza delle cose. Eh, si fa fatica a usare determinate categorie che ci vengono da Benjamin. No? Per chi è nato a molti anni di distanza, se ci riferiamo appunto agli anni 20 e 30, c'è sempre il timore di commettere anacronismo, ma la categoria messianica o messianismo è usata nella letteratura artistica del tempo. E qui vi do un esempio da uno scrittore che, ahimè, è morto troppo giovane per, essere, per godere di larga fama e che probabilmente è stato uno degli ingegni più, 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 più vivi eh, tra le due guerre. No? amico di Persico, collaboratore di Bertor Ricci nell'Universale e poi morto per una banale infezione a Parigi dove condivide lo studio con uh, Tullio Garbari, grande pittore mistico, diciamo così, che pure lui è morto addirittura un mese prima di Dino Garrone. L'arte nasce da impegni rimasti inappagati nella pratica, cioè il fascismo ci ha deluso, noi che siamo super fascisti, noi che pensiamo davvero da ultra gentiliani, che il fascismo debba essere rivoluzione, debba essere teologia politica, debba essere eh, eh, mazzinianesimo politico-religioso. No? Tutto questo che, eh, che De Felice chiamerebbe fascismo-movimento eh, è deluso dal fascismo-regime, per quanto si rimanga mussoliniani. E allora l'arte compensa no? attuando un messianesimo duro e stupendo. Questa è una frase che eh, eh, davvero da, sarebbe da mettere in epigrafe, in epigrafe a un libro sull'arte italiana tra le due guerre, altro che il Novecento, altro che il ritorno all'ordine liquidato come eh, eh, elogio della convenzione o tradizionalismo. D'altra parte che questi documenti, cioè le, i codici miniati, gli avori bizantini. Una certa propensione a autoimmaginarsi come profeti di un mondo che sta avvenendo, di una rivoluzione che sta avviandosi e che è finalmente una rivoluzione politico-religiosa in Italia, una riforma che rigeneri in profondità la nazione, circolano anche nella letteratura artistica precedente. Qui c'è un Soffici, un Soffici straordinario, tra l'altro poco noto, uno dei primi principi di un'estetica futurista, che cita i codici miniati, cita le miniature. No? e cita quello che facevano gli artisti bizantini. Quindi davvero i riferimenti iconografici sono quelli, sono primitivisti, ci sono in qualche maniera tutt'altro che classicheggianti, in senso banale, e rimandano all'universo politico-religioso. No? D'altra parte Carlo Levi, che è del giro gobettiano, quindi antifascista, Mentre ritrae Edoardo Persico, che è pure del, gi del Giro Gobettiano, ma cattolico integrale, meridionalista oltre che campano di provenienza, eh, non laico né tantomeno laicista, eh, ostile a una qualsiasi collaborazione col regime, antigentiliano, come, come, com come, come civiltà cattolica o l'azione cattolica potevano esserli, no? cioè, avversi alla statolatria del regime. Carlo Levi, che ritrae Edoardo Persico, usa le stesse metafore sacre. Cioè, Edoardo Persico ci è presentato come un Cristo pantocratore, no? Quindi anche in questo caso il critico, non solamente l'artista, ma anche il critico d'arte, è il profeta di una nazione a venire. Gli estremi si toccano. Sia che questa nazione sia fascista, sia che ultrafascista, sia che questa nazione uh, sia... Uh, uh, antifascista, evidentemente è una nazione antiborghese, è una nazione antiparlamentare, non c'è alcuna nostalgia per le classi dirigenti antemarcia, sostanzialmente c'è una rivoluzione in corso e gli artisti ne sono la classe dirigente in virtù di un'investitura o di un'autoinvestitura, dovremmo dire politico-religiosa. Eh? Qui non stiamo parlando di stili, è facile capire che lo stile qua è una semplice, sostanzialmente uh, superficiale vernice per una questione di valori. Come trasformare i caratteri degenerativi di una di, di, degli italiani, come distruggere una nazione politica che sopravvive anche dopo la marcia su Roma. E questo lo dicono, ripeto, sia ultrafascisti che Antifascisti. Allora eh, eh, ci si spiegano certe immagini che non sono solamente belle, ma sono veramente forti, veramente forti e che sono immagini, è inutile che lo sottolinei, rimaste incredibilmente disattese dalla critica della storia dell'arte repubblicana, proprio perché dopo una certa data non ha senso parlare di liturgia politica. In fondo, tutta l'arte italiana dal 43 o dal 45 in poi, e lo dico da. Posizioni terze, mi sembra un'arte che eh, invoca una liturgia politica senza più la politica. La Repubblica è totalmente disinteressata a questioni di mito, o totalmente incapace di sostenere, sorreggere sia, eh, diciamo così, una qualche dimensione di mito politico o teologico-politico. Ma eh, quindi noi non sappiamo leggere se non in chiave di, come dire, eh, pittura. Non sappiamo leggere se non in termini di quadro delle immagini che richiedono in realtà, come qualsiasi editoriale politico richiede, una testata, un'indagine sui destinatari, sui pubblici di riferimento, un'attenta considerazione delle retoriche impiegate, perché di retoriche si sta parlando in senso tecnico, si sta parlando di comizi sostanzialmente, si sta parlando di costruzione di un'immagine d'artista all'interno di un'immagine precisa di patria, che non è quella politica. Che non, è, che non coincide con quella politica, sia che si sia, ripeto, critici nei confronti del regime perché lo si ritiene insabbiato sostanzialmente dalla corona e dalla chiesa, sia perché si sia decisamente antifascisti. Hm? Non è un caso, sempre giocando... Agli estremi che si toccano, che sia Gobetti a chiamare Malaparte Zuckert a scrivere sulla rivoluzione liberale o che pubblichi un testo ultrafascista sul modo straordinario come l'Italia Barbara, no? dove esattamente questa profeticità, diciamo così, della nazione profonda, che Malaparte cerca in qualche modo nelle campagne controriformistiche, è invocata. Mm? In ogni caso l'artista esce come legislatore della nazione, eh? esattamente come eh, dal saggio di Panoschi, per riferirci a una latitudine ideologica e culturale molto diversa, Grunwald, pittore sacro, usciva come legislatore della nazione tedesca, della nazione culturale tedesca. Eh, in un senso, pensate che Mann nelle considerazioni di un politico dedica molte pagine a Durer in maniera molto analoga all'attenzione che Panoschi concede a Grunwald nel suo saggio sulla descrizione e l'interpretazione di opere d'arte. L'artista come legislatore morale, legislatore di una nazione culturale no? che esercita il proprio diritto a di antigone nei confronti di quel Creonte che è la nazione politica. Ecco come guardare allora a dei quadri che. A tutta prima ci possono sembrare sostanzialmente semplicemente quadri, semplicemente degli esercizi di stile attorno a ciò che si vede per caso congiunturalmente in una passeggiata attorno al borgo, alla città o allo studio. Missive, missive sigillate, lettere chiuse, lettere segrete. Cioè noi ci confrontiamo con una pittura che simula apparenze naturalistiche e in realtà è una geroglifica. In realtà è una scrittura ieratica, e anche questo è un elemento tipicamente espressionista. Se noi leggiamo i testi di Cleo, di Kandinsky, evidentemente il problema della geroglifica, della no? geroglifica moderna, cioè della capacità, simulando apparenze naturalistiche, di creare i simboli della religione a venire, noi ci confrontiamo appunto con questo problema, che c'è anche in Italia tra le due guerre. E questo è un quadro del figlio di Pirandello, ed è un quadro singolarmente... Pirandelliano, qui il tema dei personaggi in cerca d'autore, cioè del mito, del, mitico, del mito politico religioso che l'arte disperatamente chiede di poter indossare, sostanzialmente torna, torna in maniera molto eh, precisa. È sempre Soffici naturalmente che usa i termini chiave, nello, nel, ah beh, qui c'è Garrone. Um, Ecco, sì, beh, questo è un altro atteggiamento strettamente critico, lui sta descrivendo l'artista italiano eh, a cavallo tra 20 e 30, bene, questo artista italiano è al tempo stesso artista e critico, ecco il tema della geroglifica, cioè della, della creazione di sostanzialmente motivi segreti, di definizioni di ciò che è arte in un contesto che è quello nazionalitario. Non è un contesto astratto, non è un contesto universalistico, non è un contesto internazionalista, è un contesto che è quello italiano, è un contesto che è quello uscito da Vittorio Veneto, questo è molto chiaro per tutti loro. Eh? Quest'artista preferirà il clima confidenziale della lettera all'articolo di giornale, cioè non dirà le sue ragioni, le sue motivazioni profonde gridandole dai tetti, a modo di megafono futurista, le dirà invece sigillandole in una lettera. Pirandello non è che ha letto questa pagina di Garrone, ma è evidente che ci sono convergenze e contiguità che non possono non sorprenderci oggi. E d'altra parte Cagli mostra di essere molto in chiaro con questa profeticità, diciamo così, con questa sospensione iperautoriale dell'opera d'arte italiana del tempo. Cagli, che è assolutamente a questa data ultrafascista. Uh, proponendoci gli strumenti del mestiere ancora un'invocazione come quella di Klinger ancora un'invocazione come quella di Klinger che però ha un significato molto uh, preciso no? nel senso è una rivoluzione politica che si attende di poter celebrare attraverso un ritorno alla pittura alla figura no? e quindi sostanzialmente c'è un appello in qualche maniera a Mussolini a Uh, uh, come dire, fare del fascismo finalmente quella rivoluzione sociale che sino al momento non era stata um, ecco getto semplicemente qui un sassolino e non poi, uh, se noi dobbiamo fare storia dell'arte italiana del Novecento dobbiamo andare molto oltre, diciamo così cesure di superficie e periodizzazioni banali o triviali da manuale, è evidente che le continuità, del tutto a prescindere dall'antitesi fascismo-antifascismo, che non è rilevante dal punto di vista di una storia dell'arte, le continuità profonde, diciamo così, tra gli anni 30 e gli anni 60, tra ideologie contrapposte, sono evidenti in un quadro. Come tra, se guardiamo questo quadro di Cagli, troviamo tutto quello che Paolini, che al tempo fa parte dell'arte povera, e quindi eh, movimento diciamo così, che c'è l'anteschiera sul piano della sinistra extraparlamentare. No? In quegli anni lì, evidentemente questi riferimenti ideologici all'operaismo, anziché non servono assolutamente a nulla a capire qual è il problema metafisico di un rapporto mancato tra nazione politica. Uh, che è indegna dell'arte e nazione culturale, cioè arte, che vuole celebrare, vuole celebrare il mito in qualche maniera che, vi, che è, è, è contemporaneo. Eh? Allora io cerco di, adesso di... Uh, ecco, una serie di immagini che possono sembrarci naturalistiche, che possono, anche ancora oggi, sono esposte come immagini trasparenti. Sono, troviamo, sono immagini bellissime, le troviamo esposte al Mart di eh, eh, um, Rovereto, una bellissima mostra dedicata al realismo magico eh, italiano, ma naturalmente tutte queste immagini sono eh, esposte in maniera come se fossero immagini trasparenti, no? non allegoriche. Quando è chiaro che questo pupo: Curiosamente voltato verso la profondità, curiosamente involto in fasce bianche immacolate, che per un pittore non potranno che voler dire sempre e comunque la tela bianca, questo pupo avvenire non è che il germe incipiente di una grande arte nazionale che sta cominciando. E perché arte nazionale che sia sostanzialmente perché esista occorre che poggi su una rivoluzione politico-religiosa? No? Quel dramma, quella egelianamente la coscienza infelice degli italiani, che è la coscienza infelice delle piazze metafisiche di De Chirico, dove le aspirazioni di grandezza dell'arte non corrispondono alla realtà prosaica di un'Italia giolittiana, qui stanno venendo meno, perché, perché la rivoluzione è in corso d'opera. E quindi questa rinnovata classicità dell'immagine che non ha niente di pubblicitariamente politico-ideologico, sembra del tutto distante da una qualsiasi apologia del regime, da una qualsiasi dichiarazione di adesione al fascismo. In realtà è un'arte intrinsecamente collaborazionista. Perché questa quiete, questa nitidezza, eh, il pargolo che nasce sostanzialmente, non può che presupporre una rivoluzione politica in atto. Non può che presupporre definitivamente consenso. Smettiamola di cercare il fascismo nelle immagini italiane solamente se si dipinge il duce a cavallo, perché non è lì, non è nei caratteri illustrativi, triviali, manualistici dell'immagine, che l'ideologia di un quadro, l'ideologia di un artista, le connessioni profonde, le impurità profonde, secondo me più interessanti dei quadri sostanzialmente, o della pittura e del discorso pubblico, emergono, cosa che non si è assolutamente fatta fino ad oggi. Um, bene. Ancora un esempio di congegna a scatto, no? E di miracoli che stanno accadendo in Italia negli anni venti. Questo è un quadro molto buffo di Severini, che molti di noi conosceranno: Ritorno all'ordine, André Derain, La Commedia dell'arte, il pittoresco, tradizionalismo, crepuscolarismo. Addio, illusioni futuriste, addio, sperimentalismo d'avanguardia. Siamo sicuri che tutto questo sia effettivamente eh, ultimo? Se noi guardiamo attentamente l'immagine, che è un'immagine che ha le apparenze di un'immagine naturalistica, di un quadro di genere, no? che per certi versi rende omaggio ai quadri di genere del Seicento, ai quadri di bari e di giocatori di carte o di musicanti del Seicento. Siamo sicuri che tutto sia narrazione in primo piano, narrazione emersa, esplicita? In realtà il congegno a scatto e quindi l'ambiguità, la ridondanza, l'elusività del quadro modernista ci sono anche qua. La profeticità del quadro modernista c'è anche qua. Guardiamo questa immagine e poi riguardiamola attraverso il dettaglio. Perché è evidente che se noi ci troviamo di fronte a geroglifiche cambia completamente il punto di vista da cui guardare al quadro. Una geroglifica evidentemente non è un'immagine unitaria con l'azione principale al centro. Un geroglifico impone un'attenzione alle minuzie, alle singole, ai singoli caratteri geroglifici. Che rovesciano completamente le gerarchie compositive del quadro di tradizione rinascimentale. Non c'è più centro-periferia, non c'è più minuzia, evento centrale, eventi periferici. Noi dobbiamo fare molta attenzione ai dettagli, dobbiamo scomporre. Ma questi sono pittori cubisti che sono passati poi a fare sostanzialmente, ma sanno bene che significa sostanzialmente no? disseminare di episodi la superficie dipinta. Allora guardiamo il quadro a partire da questo dettaglio e noi vediamo sostanzialmente uno sguardo rovesciato: troviamo un doppio fondo. Ecco che nella mattina più ordinaria, nel quotidiano più ordinario, eh, noi abbiamo sostanzialmente un evento miracoloso, su una parete nasce un paesaggio. Chi ci dice che quel paesaggio sia davvero lì, fuori da una finestra, e non sia un quadro nel quadro? Perché la maschera, proprio questo rimanda in realtà, il, il, il prodigio, il miracolo dell'arte italiana del 1924 è che l'ordinario è diventato poetico. Per dirlo con metafore contemporanee, l'ordinario è diventato eucaristico. Cioè, sostanzialmente, gli dèi stanno tornando a popolare il mondo, le città. E questo, naturalmente, è sostanzialmente un elogio di un ritorno all'ordine, che è un ordine politico, in primo luogo. Finalmente, finalmente, gli dèi sono tornati a popolare le città italiane. E quindi rinascono i quadri, rinascono le immagini. E noi ci sorprendiamo che all'interno di una buia stamberga nel fondo di un'osteria, di provincia nasca l'immagine di un paesaggio rinasca l'immagine di un paesaggio mediterraneo vivente eh? il colosso di Klinger che torna in vita cioè la grande tradizione classica che qui ha abitato e del radice ritorna in vita e possiamo concludere qua sul tema delle attese che come sapete è un tema che, si dest che si è destinato a prolungarsi fino nel fontana dei tagli che cosa sono queste attese? l'attesa è in primo luogo l'attesa che l'opera d'arte figurativa possa sposarsi al, politico, al mito politico-religioso, cioè che l'opera d'arte figurativa possa sposarsi all'eroico, al, al riscatto politico-religioso della vita nazionale, alla costruzione della Grande Italia. Quando la costruzione della Grande Italia sarà terminata, allora gli artisti avranno di che cantare, di che dipingere, di che celebrare e l'attesa sarà... Finita. Grazie.